È iniziata Lazio-Benevento, Stadio Olimpico di Roma, 30ª giornata di campionato. I biancocelesti cercano un successo che manca da diverse settimane per tornare a lottare per un posto nella lotta Champions League contro un Benevento, ultimo in classifica, che ha poco da chiedere a questo campionato, con gli ex Cataldi e Lombardi che vengono schierati in campo dal primo minuto dal tecnico De Zerbi. Ci sono già tre giocatori del Benevento. Attenzione al Benevento, subito pericoloso, mamma mia, proprio con Lombardi, tra l'altro, conclusione che termina di pochissimo sul fondo, ha fatto la barba al palo, ma ci siamo lasciati trovare completamente scoperti sull'out di destra. Ma al di là del fatto che Leiva poi non è stato messo nelle condizioni di poter calciare bene, attenzione, lancio in avanti per Immobile, a tu per tu col portiere Ciro, e la prende con le mani fuori dall'area di rigore il portiere del Benevento, che viene espulso. Espulso Puggioni, che è uscito fuori dall'area di rigore, è andato a prendere il pallone con le mani e viene espulso dal direttore di gara. Attenzione a Ciro in area di rigore, che calcia immediatamente, e secondo me fa bene a calciare immediatamente, peccato che non prenda la porta. Scusa per Luigi. Gol del vantaggio. Adesso Lazio sta giocando in 11 contro 10. Eccolo Immobile a tu per tu col portiere Ciro, palla sul destro, rete! Ciro! Vantaggio, 18 minuti 45 secondi, Lazio 1 Benevento 0. Felipe Anderson di piatto in avanti per Immobile, che a tu per tu con Brignoli ha preso la mira e di destro ha insaccato il gol dell'1-0. Lazio 1 Benevento 0, Ciro Immobile. Attenzione a Djuricic però adesso, che calcia dalla distanza e stracoscia, mette il pallone in calcio d'angolo, lo batte Cataldi e c'è il gol del Benevento con Danilo Cataldi, che pareggia per il Benevento 1-1. Il gol di Danilo Cataldi, che ha fatto girare il pallone sopra la barriera ed ha insaccato alle spalle di Stracoscia. Doccia fredda per la squadra biancoceleste, che dopo aver sbloccato il risultato subisce il gol del pareggio, ed è il classico gol dell'ex di Danilo Cataldi, primo gol in questo campionato per lui. Tanto gran numero di Felipe Anderson per Immobile in area di rigore, Ciro prova il pallonetto sul secondo palo, viene anticipato Luis Alberto, poi leva al volo la parata di Brignoli. Oddio, si sta muovendo tanto Luis Alberto, è che gli manca l'ultimo passaggio, adesso è palla al piede al limite dell'area di rigore, prova a servire Felipe Anderson che mette in mezzo per Patrick! E il pallone sul fondo di un nulla, ha tentato la mezza rovesciata Patrick, il pallone ha fatto credo proprio la barba al palo. Vediamo Luis Alberto d'esterno per Caicedo, dentro per Leiva e la parata di Brignoli. Dai che adesso c'è spazio per Luis Alberto per avanzare, c'è solo Immobile, dentro per Caicedo, il sinistro di Caicedo, la parata. Lombardi, posizione regolare, gol del Benevento. Lombardi se n'è andato sulla destra, ha tenuto in campo il pallone, l'ha messo in mezzo per Guilherme, che è arrivato da dietro, ha insaccato il gol del vantaggio del Benevento. Benevento in vantaggio, Lombardi sulla destra se n'è andato, ha messo il pallone in mezzo e Guilherme da dietro ha insaccato il gol del 2-1. Clamoroso allo Stadio Olimpico, Benevento in vantaggio e i due ex laziali stanno decidendo la partita, perché Cataldi ha pareggiato nel primo tempo e adesso Lombardi si è inventato una gran giocata. Caicedo, Leiva, ancora Luis Alberto, limite da rigore, pallonetto dentro per Caicedo, Caicedo, il gol! Caicedo! 2-2! Il pareggio di Caicedo! Lazio 2, Benevento 2 con il sinistro, il pallone che si insacca alla sinistra di Brignoli, Lazio 2, Benevento 2, la riportiamo in parità e adesso abbiamo mezz'ora a nostra disposizione, il gol di Caicedo. In classifica, sinceramente, una squadra che gioca così con questa personalità, Immobile dentro, Caicedo spalla la porta, si gira e la parata in calcio d'angolo di Brignoli, grande giocata ancora di Immobile per Caicedo. Caicedo è entrato con il piglio giusto. Adesso calcio d'angolo di Luis Alberto sul secondo palo, colpo di testa, gol! Stefan De Frey! 3-2! La ribaltiamo al 20° del secondo tempo! Dalla bandierina Luis Alberto mette in mezzo il pallone e De Frey di testa! Più in alto di tutto, in sacca, il gol del 3-2! Siamo in vantaggio!
vantaggio. Attenzione, il rinvio sbagliato con Immobile che recupera il pallone a tu per tu col portiere. Ciro, rete! Rete! 4-2! Ancora lui! Ciro Immobile! Lazio 4, Benevento 2! Il rinvio sbagliato di Brignoli! Il pallone controllato da Immobile che è partito tutto solo! E poi, quando si è trovato a tu per tu con l'estremo difensore avversario, lo ha fatto secco con il destro a incrociare! Lazio 4, Benevento 2! Sì, eccolo Nani in area di rigore, la parata di Brignoli, ha provato con il destro Nani ed è stato bravo qui a rispondere Brignoli, c'era Chesedo in area di rigore e poteva essere servito da posizione esterna, Nani ha tentato il tiro, è stata però la buona risposta di Brignoli. Calcio d'angolo battuto con la Lazio che si mantiene ancora in fase offensiva, vediamo Leiva che ci prova, gol! Lucas Leiva! E sono 5! Ha alzato la testa! Ha visto l'angolo scoperto alla sinistra di Brignoli e l'ha messa lì, dove Brignoli non può arrivare. Lazio 5, Benevento 2. Lucas Leiva! Ancora lui! Ancora in gol! Dopo essere stato decisivo a Kiev, dopo aver pareggiato il match casalingo contro il Bologna, segna anche oggi ancora l'assist di Luis Alberto e poi Leiva alza la testa e pizzica l'angolino alla sinistra di Brignoli. 5-2. Calcio di rigore per la Lazio. Sì. Luis Alberto contro Brignoli. Sfida agli 11 metri, 45esimo minuto di gioco e 20 secondi. Con poca rincorsa parte Luis Alberto, l'arbitro fa uscire dall'area di rigore tutti i giocatori del Benevento, parte con il destro Luis Alberto, no, poi si ferma perché l'arbitro ferma tutto e ammonisce il difensore del Benevento che era entrato dentro l'area di rigore, si deve ricominciare, fischia Calvarese, parte quasi da fermo Luis Alberto con il destro, rete! 6-2, la dedica verso il cielo e verso l'amico che lo ha lasciato in questi giorni, ci teneva Luis Alberto, voleva dedicare una prodezza, un gol al suo amico scomparso in settimana e lo fa nel finale della gara insaccando il calcio di rigore del 6-2, portiere da una parte, palla dall'altra, Lazio 6, Benevento 2. E non c'è recupero perché Calvarese manda tutti negli spogliatoi, finisce qui Lazio-Benevento con la vittoria della squadra biancoceleste, 6-2, torna il successo, torna il sorriso dopo aver tanto sofferto nel corso di questa gara, nonostante il divario tecnico e nonostante la superiorità numerica. E visto i biancocelesti giocare in 11 contro 10 praticamente dal decimo minuto del primo tempo, la Lazio batte il Benevento 6-2, doppietta per Ciro Immobile e poi i gol di Luis Alberto, di Caicedo, di De Frei che hanno permesso alla squadra biancoceleste di portare a casa un successo importante e strameritato.